buonasera, bentrovati. Mi presento, io mi chiamo Augusto Alessi, sono uno speaker radiofonico. Qui siamo al Villaggio del Gusto, questo che è proprio alle mie spalle. Ci troviamo al Pincio, nella magica atmosfera del Pincio, fra l'arco bimillenario, le mura antiche, la statua di Cesare Ottaviano Augusto, questo clima natalizio bellissimo. E che cosa succederà in questo posto? Succederà che da oggi, per quattro imperdibili appuntamenti, i maestri pasticceri della città di Fano vi racconteranno le storie, naturalmente, più dolci della città. Ma non solo, non solo, perché in occasione di questo evento organizzato nell'ambito del Natale Più dal Comune di Fano in collaborazione con la Regione Marche, prenderà il via la prima edizione di Cookies. Che cos'è Cookies? È un laboratorio artigianale di pasticceria per ragazzi dai 4 ai 12 anni, che poi, sotto l'occhio attento e vigile dei maestri pasticceri, di questi quattro maestri pasticceri che si alterneranno nelle quattro date di qui al 19 di dicembre, prepareranno e poi verranno cucinati dei squisiti biscotti, dove la definizione squisiti biscotti è da copione. Poi vedremo che cosa uscirà in realtà dal forno, ma saranno tutti quanti bravissimi. Prima di partire, io ho dato due notizie essenziali con la manifestazione: il saluto del sindaco di Fano Massimo Seri, dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli. Intanto, bambine e bambini, ciao a tutti. Voi avete una fortuna straordinaria. Pensate, siete qua con i migliori pasticceri del mondo che vi insegneranno come fare i dolci più buoni nel miglior modo possibile. Quindi io vi invidio, perché a me i dolci mi piacciono molto. A voi vi piacciono i dolci? Quindi voi stasera imparate e poi domani, i prossimi giorni... Ah, bravo. No, ma stasera imparerete a fare i dolci buonissimi. Così lo insegnate anche la mamma e il babbo, così loro sono contenti che vi ribaltate la casa per fare i dolci. Però, adesso a parte gli scherzi, questa è un'iniziativa bellissima, molto piacevole, è una bella esperienza. D'altronde, dove siamo? Nella Fano, città delle bambine e bambini. Io, fra l'altro, fra due giorni andrò in un posto in Europa, Lione, che mi hanno invitato per raccontare la Fano delle bambine e dei bambini, e porterò una foto di questa iniziativa. Quindi pensate, da dietro, e ve la faccio, non da davanti, diventerete protagonisti anche a livello europeo. Detto questo, io vi saluto, vi faccio tanti auguri. Fra pochi giorni arriverà anche il Natale, vi faccio gli auguri anche per il Natale. E questa, dico grazie anche ai maestri pasticceri, qua ce ne avete due validissimi che si sono prestati per questa iniziativa. Cookit, che non è un cartone animato, io appena sentito ho detto qui è un nuovo cartone animato, no, è i protagonisti della pasticceria dei dolci più buoni del mondo, fatti da bambine e da bambini. Quindi io mi fermo qua, dobbiamo fare i dolci, non dovete sentire le chiacchiere del sindaco, ma ci tenevo a salutarvi e a dirvi grazie per essere qua, ma soprattutto grazie ai due maestri pasticceri che sono qui con noi, che ci fanno crescere, perché poi io mi commuovo di fronte ai vostri dolci. Detto questo, complimenti e buona serata a tutti. Grazie sindaco. Allora, innanzitutto a tutti i bambini che sono intervenuti, grazie per essere qui con noi, perché insomma è veramente bello vedervi pronti ad imparare, come ha detto il sindaco. Io ne voglio approfittare di questo momento per ringraziare i genitori, insomma, di aver aderito a questo bellissimo momento, ringraziare i nostri maestri pasticceri. Ne manca uno, che è Andrea Urbani della pasticceria Guerrino, ma abbiamo Matteo Cavazzoni, che lo conoscete, della pasticceria Cavazzoni, Massimo May della pasticceria Arturo, e poi ci sarà anche Emanuela Ghiandoni della pasticceria delle Terrazze. Abbiamo scelto di valorizzare quelle che sono le nostre tradizioni, e quindi così, in un bellissimo mercatino, in un'area fantastica che è stata egregiamente preparata dalla Proloco di Fano, che organizza anche questo, insomma, questo è veramente un momento importante. Quindi mi raccomando, perché poi insomma gli assaggeremo anche i dolcetti che preparate, e quindi grazie veramente a tutti, un bellissimo progetto, grazie anche a Omnia, insomma ci vediamo qui ogni domenica alle 18. Benissimo, grazie all'assessore al turismo della città di Fano, Etienne Lucarelli. Da subito voglio... Ah, ecco, è arrivato anche il maestro Urbani.
E quindi facciamo un applauso a tutti e tre i maestri che adesso sono schierati qua, ma anche Emanuela Ghiandoni che non poteva arrivare, facciamo fare la foto anche con il sindaco. Sì. Adesso il primo pasticcere, la prima pasticceria che inaugurano questo evento, pasticceria Arturo Max Massimiliano May con le sue figlie Barbara e Cristiano. Un applauso, grazie. Max, ciao. Grazie, grazie a tutti. Buonasera, buonasera a voi ragazzini, bambini, bambine bellissimi. Questa sera partiamo con questa splendida iniziativa, dopo che il Comune ci ha messo a disposizione questo splendido spazio, forse uno dei più belli della città. Questa iniziativa ci è piaciuta subito a me, Matteo e Andrea. È sembrato giusto dare qualcosa alla città, far vedere quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre capacità di poter sviluppare dolci. E abbiamo pensato ai bambini, un discorso dei bambini, qual è il discorso più bello? Fare i biscotti per appendere all'albero. Quindi siamo partiti con questa idea di fargli fare il biscottino, perché poi loro, se riusciranno a farlo bene, lo possono appendere all'albero ed è un loro lavoro. Questa è stata l'iniziativa con cui siamo partiti e cercheremo di sviluppare questa sera. Poi possono anche mangiare. Sì, certo che viene mangiare. Tutto è commestibile, tutto è fatto in maniera professionale e ottimale, anche da questi splendidi bambini. Cominciamo così, quindi stasera si farà una piccola frolla, loro faranno la frolla con gli ingredienti che mettiamo a disposizione. Diciamo che abbiamo preparato per loro un kit. Sì, certo. Ogni bambino ha un kit, c'è il mattarello, poi ci sono diversi bicchierini con dentro. Dentro ogni bicchiere abbiamo l'uovo per fare la frolla, farina, zucchero e adesso arriverà il burro con cui faremo questo impasto che servirà per fare il biscottino. Verrà impastato e il biscotto verrà fatto da loro, tirato con il mattarello e poi stampato con lo stampino che hanno questi splendidi stampini che abbiamo all'interno di ogni piattino. Il biscotto che verrà fatto non verrà cotto qui, mi verrà incartato e portato a casa, perché sarebbe un problema cuocerlo qui, se no l'avremmo sviluppato in altra maniera. Quindi diamo a tutti la possibilità di poter realizzare il loro biscotto, che sarà il biscotto da appendere. Questo è il concetto e ognuno se lo porterà a casa. Li facciamo partire subito, hanno del tempo, perché qua questi tavoli sono in perfetto stile. Ma io direi master chef della pasticceria. Esatto, i ragazzi sono veramente ben attrezzati, sono già pronti e competitivi, li vedo bene, quindi direi che a questo punto cominciamo la serata. Allora ragazzi, lui e Max ha detto che siete pronti, ma siete veramente pronti? Sì! Vogliamo andare? Se vogliamo e allora andare, partiamo con un bel applauso, bravi via ragazzi, e partiamo con questa prima edizione di Cookies. Ok, allora per l'impasto andiamo tranquillamente, potete tranquillamente versare, togliere lo stampino dal piatto, togliamo lo stampino dal piatto, ok? Allora. All'interno versiamo della farina, avete tutti della farina, bambini? Mentre facciamo i biscotti di mamma, alle spalle la biscotteria la stiamo facendo anche noi per far vedere come dovrebbero venire in teoria, in pratica non so se saranno uguali. Mi sta portando il burro per ogni... Allora è bello perché poi i bambini non hanno problemi anche a impiastricciarsi le mani, anzi è il loro sport preferito. Grazie. Max, come vanno? Direi che qualcuno è partito bene, qualcuno ha qualche problema dal punto di vista tecnico, ma va bene. Sarà secondo me solo l'impatto iniziale. E vedi Max, tu stai vedendo, no, cosa succede? Sì. Che intorno tutti i genitori stanno lanciando i suggerimenti come fosse una partita di calcio. Ma va bene, la mamma che ne sa, la mamma che ne sa sempre qualcosa più della figlia, chiaramente è da tanto che cucina. Di solito si fa il contrario, il burro si mette alla fine, qui abbiamo fatto la scelta iniziale, perché il burro lo aggiungi dopo o la farina lo aggiungi dopo, qualcosa lascia alla fine. L'uovo si dovrebbe mettere all'inizio, però se mettevamo l'uovo all'inizio i bambini avevano qualche problema con l'uovo. Qua siamo avanti, qua questa ragazza ha già quasi fatto il biscotto. Ma lei è avanti, ha bisogno di un po' di farina, però gliela diamo, dico. Poi dopo, quando lo fate a casa ragazzi, mi raccomando, state lontani dai muri. Chi è il tuo babbo? Sì, come si chiama? Questi è Occhi. Samuele, tu ti chiami? Mia, bellissimo nome. Ma va bene, ti aiuta il babbo, il papà. Adesso ci vai, sta, ci vai, sta, vai, benissimo. Vai tranquilla. Okay. Cucina bene, papà. Cosa ci hai messo? Lo guarda, devo dire di sì, anche se no. Lo sguardo possiamo? È stato quello, vai. Perché ragazzi, vediamo papà, se ti viene. Che devo dire, che è quello che cucini non si mangia. Senti, certo. Posso farti una domanda, certo. Max? Allora, loro sono tutti piccoli, abbiamo detto 4-12 anni, no? Sì. A te. Da bambino, com'è nata questa passione per la pasticceria? Proprio a quest'età o poi più avanti? Ma io sono cresciuto la tradizione di fornai, pasticceri, cioè io ho visto
sapori e i profumi dei forni a legna, ho visto tutto quello che è la tradizione, proprio la tradizione vera della vecchia pasticceria, quello come il profumo del maritozzo, il pannocciato che è tipico di questo periodo, gli stracadene che è un biscotto tipico del territorio, cioè tutte cose legate ai sapori e ai profumi, che c'è, perché il segreto è la prima cosa che ti insegna a mangiare in pasticceria, è il profumo, tu segui il profumo di un camino, senti quel profumo e ti porta a mangiare quello, prima di tutto è quello, poi l'aspetto e il fatto di poter fare queste cose. Come ti chiami? Matilde, ma voi avete tutti uno un nome più bello di quell'altro. Matilde, ma tu cucini anche a casa? La mamma qualche volta. Ma si vede, perché poi tu hai proprio la tecnica, vedi come la gira così, adesso poi paf, la tira qualcuno. No, quello no, non lo fare. Bravissima Matilde. Dopo questa splendida operazione, qualcuna delle vostre palle mi sembra che avete state facendo un buon lavoro. Fra qualche minuto daremo un pezzo di frolla che voi stamperete con il mattarello e la tirate. Quindi preparatevi a pulirvi le mani bene, in modo tale vi daremo un pezzo di frolla, voi la stendete col mattarello e farete il biscottino. Questo è il concetto di frolla. L'operazione, perché così diventa difficile senza una precisione nella ricetta, diventa molto. Però loro intanto hanno cominciato a prendere apprendimento col fare la frolla. Ok, perfetto. La frolla è questa, il concetto della frolla è questa, manualità, il fatto che con la mano riesce a impastare. Alcuni sono riusciti a fare un buon lavoro. Alcuni potrebbero usarla, potrebbero usarla loro. Al limite, vediamo, li facciamo stampare anche la loro e vediamo un attimino quello che è. Che cosa ne esce? Ah, perché adesso loro dovranno usare il mattarello per spianare. Ve lo ricordo, questo è solo il primo atto di Cook Eats, poi ci rivediamo qui sabato e domenica prossima e domenica 19. Oggi abbiamo con noi Massimiliano May, Max May della pasticceria Arturo, poi seguiranno altri grandi maestri pasticceri di Fano che racconteranno le storie più dolci della città di Fano, un po' come ha fatto Max, e soprattutto vigileranno su questi ragazzi che imparano. Maestro Bedini, allora dicevo, si ritorna un po' bambini lavorando con i bambini. Sì, ma esce fuori il bambino che è in noi. Perché c'è sempre un bambino dentro di noi. Che è in noi. Io anche a casa con il mio nipotino che ha un anno, ha 14 mesi, facciamo i biscottini. Poi ci pensi la soddisfazione se uno di questi fra 20 anni viene da te e dice guarda, è diventato un cuoco, uno chef famoso, e dice guarda Antonio, e tu quella volta 20 anni fa mi avevi iniziato a fare un biscotto, aiutato a fare un biscotto. Sarebbe una cosa bellissima. Bellissima, grazie Antonio Bedini. Ascolta, pasticceria Arturo, perché non ci racconti qualcosa della pasticceria Arturo? Nota pasticceria Arturo, antica pasticceria Ma, Arturo. Diciamo, tutto nasce all'inizio del Novecento con la mia bisnonna che aveva un forno a legna in via Fanella. E ancora c'è quel forno a legna in via Fanelli. Diciamo i vecchi forni a legna degli anni inizio Novecento, quando si cuoceva tutto nel forno, la gente portava le cose a cuocere, quindi io sono nato in mezzo, dopo è passato ai miei nonni, poi a mio padre, e ce lo siamo trovati all'inizio degli anni 50 come pasticceria, e da lì nasce la storia della pasticceria. Diciamo, siamo partiti da un concetto tradizionale, ti dicevo prima, il profumo dei maritozzi, il profumo dei vecchi dolci e della tradizione del territorio, che erano legati a un territorio essenziale. La nostra agricoltura è sempre stata un territorio essenziale, poca roba ma tanta qualità. Queste sono le Marche, queste sono la Valle del Metauro, perché io vengo, Fano non è altro che la fine di un percorso, di un territorio che è la Valle del Metauro, e tutti i sapori e i profumi vengono dal territorio. Poi ho visto che avete fatto anche qualcosa proprio di vostro, io sono andato agli Arturelli, mi sbaglio? Cosa sono gli Arturelli? Ma noi abbiamo due o tre biscotti che facciamo in questo periodo, sono legati alla tradizione degli Arturelli. Sono un biscotto che è fatto, assomiglia come forma e come qualità, è fatto con pasta di mandorle. Una volta, tornando al discorso del territorio, in questo periodo ti confluivano i vari proprietari terrieri, avevano mandorle, noci, nocciole, quindi quando ti portavano le mandorle tu lo sviluppi a fare la pasta di mandorle. Noi abbiamo la tradizione, c'era quello, si faceva quello, come con le noci facciamo i pane nocciolato, cioè in questo periodo si fanno questi prodotti, e da lì con l'aggiunta, questo biscotto nasce proprio dalla visione
di fare un biscotto simile ma non uguale, sono sincero, perché chiaramente nasce la forma di un tipo un biscotto senese, di Ricciarelli, quei biscotti a base con la molto carichi di mandorle e zucchero. Ed è nato questo biscotto che ha una peculiarità, in aggiunta alla noce di cocco. Eh sì, altrimenti non sarebbe un Arturello, ma sarebbe un... Nasce da questa diciamo contaminazione culturale, perché la pasticceria è tradizione ma anche contaminazione culturale. E quindi da questo qui negli anni 80 nasce questo biscotto qui, che è una elaborazione di un biscotto che avevamo già in laboratorio. Oltre a questo, un altro biscotto storico che noi facciamo è lo Straccadente. Lo Straccadente nasce... Lo Straccadente? Straccadente. Straccadente. Sì, un biscotto che nasce alla corte di Montefeltro. Ti preoccupavo perché Straccadente sembrava che era talmente duro che... No, ma no, friabile, ma rimane. Invece Straccadente. Ma legato proprio alla tradizione rinascimentale del territorio. Cioè nasce il territorio, qui nasce nell'Alto Montefeltro, quando nelle corti le cose si facevano nelle corti rinascimentali. Sì, certo. Queste tradizioni, pochi sanno che molte delle donne che andavano a servizio, che andavano alla corte, venivano dal territorio che era Monte Montanaro, che era l'entroterra del Fossombronese. Cioè io non è che li voglio portare a casa tua. Cioè fanno all'entroterra che è Fossombrone, Fossombrone all'entroterra che è Monte Montanaro. Ci sta, in queste la geografia non è un'opinione. In queste famiglie, Selugarina, Bargni, cioè io ti parlo di tutto quello che è il territorio, cioè queste tradizioni si sono tramandate. Certo. Oralmente, a noi è arrivata questa biscotta, un biscotto di una mia parente, che era legato a questo tipo di cuore, fatto con l'olio d'oliva, con i semi di anice, assomiglia anche questo ai cantucci, ma non è il cantuccio. Ma non è, altrimenti perché, sarebbe un cantuccio. Noi abbiamo l'anice che pochi adoperano, l'olio d'oliva che chiaramente nei biscotti, pochi adoperano l'olio d'oliva nei biscotti. Ok, allora qui vedo che intanto si va avanti con la lavorazione, hanno distribuito alcune cose, ne vogliamo parlare, cosa sta succedendo in questo momento? Ma i bambini si stanno impegnando molto... Molto bene, stanno tutti venendo fuori alla grande, anzi devo dire che sono riusciti a fare dell'ottima frulla nonostante diciamo l'improvvisazione. A cosa servono questi fogli? Ah beh, è ora di portarla a casa. Allora se li incarteranno, se le portano quello via. Che hanno fatto, se lo incartano e se lo portano a casa. Giustamente il loro lavoro, te lo devo regalare, no? Benissimo. No, io, va bene. Ci hanno lavorato. Sarebbe stato bellissimo se li avessimo cotti e assaggiati, però chiaramente ci sono dei problemi tecnici. Esatto, ma adesso qualcosa cuociamo e mangiamo alla fine. C'è qualcuno che vuole cuocere il proprio biscotto? Date benissimo. Passa con la teglia, un biscotto a testa ve lo cuociamo. Un biscotto a testa verrà cuocere. Ci vuole un applauso qui. 20 minuti. Perché siete stati... 20 minuti col forno ve li cuociamo. Bravissimi siete stati. Fate in modo che poi il vostro biscotto si riconosca, sì. Se mettete un alberino di Natale, vedete voi, perché loro non lo possono fare, quindi vedetelo voi di riconoscere il vostro biscotto. Questa è una bella sorpresa che i maestri pasticceri e tutto lo staff guidato da Antonio Bedini vi hanno fatto, cioè farvi cuocere uno dei vostri biscotti. Io Barbara, non ti faccio parlare, sono fedele alla promessa che ti ho fatto, però io so di chi è quel biscotto lì, è di quella ragazza laggiù, sono lei li ha fatti a forma di osso di cane, sono bravo, sono bravissimo a rispettare i patti presi, Cristiana, però tu stai parlando adesso e se ti metto il microfono non lo faccio, sono le figlie di Max, Barbara e Cristiana, farei un applauso anche a loro, ragazze, perché sono state bravissime. Dimmi Antonio, è vero, no, io lavorando sta per diventare neo mamma, stai per diventare neo nonno, o no, sei già nonno? Uno, due, questo è il terzo. È già il terzo, mamma mia ragazzi, ma te sei un santo a casa. No, sì, sono donne. Sono donne anche, intanto io continuo a girare fra i tavoli. Uno degli aiutanti di Antonio si chiama? Rocco, com'è stata questa esperienza? Avevi già lavorato con i bambini o è la prima volta? Io sì, ho già lavorato con i bambini e devo dire che sono sempre tutti bravissimi. Te come ti chiami? Lisa. Vedi? Vai, Lisa. Vai. Lisa, te hai già cucinato? Perché mi dicevi che hai già fatto i biscotti, giusto? Sì, con la mamma? Con mia nonna. Con la nonna. Vedi. Quindi questi ragazzi sono già esperti a proposito. Eh sì. Ok, allora bimbi, ascoltatemi. Ognuno di voi deve portare a casa il proprio stampino, ok? Lo stampino con cui avete fatto i biscotti, ve lo portate a casa. Bravo Pietro, vai, cosa mi stavi dicendo? Che io avevo uno stampino di un dinosauro.
volo, ma l'ho perso. Come l'hai perso? Sarà qui intorno. Sì, ma poi mi hanno dato questo. Che ti piace di più? Sì, mi piace tanto. Come siamo con la cottura? Posso spostarmi qua? Va bene, è freddo. E allora, intanto avete degli assaggini che passerete. Cristiana passerà con degli assaggini dove ci saranno di? Allora, ci sono gli straccadenti. Ci sono gli straccadenti e che gli Arturelli, e gli Arturelli, quelli di cui abbiamo parlato prima, le specialità della pasticceria Arturo. È naturale, un po' di panettone perché è Natale, non poteva mancare. Dei biscotti, cannella, cacao e zenzero. Ok, dei biscotti, cannella, cacao e zenzero, perfetto. No, io voglio farlo, Max, un salto qui proprio vicino al forno per scaldarmi. C'è Barbara che sta sfornando. Questi sono i loro biscotti, Barbara? No. No, ok. Questi sono. Ecco, infatti mi pareva che sono quelli sotto. Perfetto, benissimo. Ragazzi, i vostri biscotti stanno cuocendo. Devo dire che sono bellissimi. State mangiando i biscotti? Adesso arriva anche da te. Com'era questo biscotto? Buonissimo! Ok, beh, naturalmente l'ha fatto la pasticceria Arturo. Com'era il biscotto? Buono! Buono, bene. Com'era? Buono! Ah, ma ragazzi, Max, fate veramente, perché questi sono la bocca della verità, eh? Andiamo da qualche genitore. Guarda, buonasera. Con comodo, con parole vostre, quando avete deglutito, tutto quanto. Ma facciamo cena? Avete portato... No, parli al microfono, altrimenti... Buonasera. Ok. Il? Sto mangiando il cantuccio. È l'Arturello. Ah, l'Arturello. Ah, è diverso da un cantuccio. Sentivi un sapore diverso? Sì, dal cantuccio. Buonissimo. Ah, ecco, perfetto. Va bene, grazie. Sebastiano. Allora, Sebastiano mi ha tirato la giacchetta e mi ha detto, posso dire una cosa? Ecco, certo Sebastiano, voglio dire quanto sono buoni. E allora glielo facciamo dire. Sebastiano, di con parole tue, come hai trovato questi biscotti? 1000 per 1000 buoni. Ale, Max, puoi andare a casa, sei cresciuto 2 chili, 1000 per 1000 buoni. Sono a posto. Quale complimento migliore? A quest'ora direi che possiamo chiudere. Sì, allora, la serata in effetti sta volgendo al termine. Direi di sì, direi i ragazzi sono stati bravissimi, le ragazze e le ragazze sono state bravissime, hanno fatto un ottimo lavoro, si sono impegnati ed è piacevole vederli lavorare, sempre così. Sono usciti biscotti dei ragazzi, giusto Barbara? Questa volta sì. Devo solo dire che non sono cotti tutti uguali perché un po' erano più sottili, un po' esatto. Però diciamo che più o meno ecco. Cioè, sono dorati, insomma. Sono quasi tutti cotti bene, diciamo. Benissimo. Sono anche molto belli. Bene, allora Barbara ha detto che sono anche molto belli, quindi un applauso ai biscotti dei ragazzi che sono appena usciti dal forno. Bravi, come bravi, dicono bravi, in Francia, si sono impegnati. Chapeau. Si sono impegnati, hanno il loro risultato, il loro lavoro viene fuori. Mi piace questa cosa perché avete fatto portare a casa gli stampini, ma i mattarelli li riprendete voi. Perché il mattarello è pericoloso. È pericoloso, è quello della suocera. Abbiamo avuto con noi la pasticceria Arturo, Max May. Io voglio, prima di chiudere, naturalmente ringraziare di nuovo la stampa, Omnia Comunicazioni, l'amministrazione comunale. Il prossimo appuntamento sarà per sabato prossimo, dove troveremo con noi Emanuela Ghiandoni della pasticceria Le Terrazze, ma non possiamo non concludere salutando l'antica pasticceria Arturo, Max May, Barbara, Cristiana, le tue deliziose ragazze che ci hanno dato una mano, tutto lo staff di Antonio Bedini, che è presidente dell'associazione professionale Cuochi Italiani, e la sua brigata che hanno lavorato tantissimo questa sera. Devo dire che sono stati bravissimi, hanno lavorato soprattutto loro, hanno fatto un gran lavoro e sono bravi a fare questo. E lo dicevo prima, alle spalle dei grandi protagonisti ci sono comunque altrettanti grandi protagonisti che dietro le quinte aiutano, preparano e vi agevolano il lavoro. Esatto, se non hai gente preparata, gente professionale, difficilmente riesci a fare queste cose. Bene. Un complimento, un grazie anche a loro.
loro che sono stati bravissimi, sono rapidi. Credo di aver ringraziato tutti, ringraziamo anche gli amici. Gli amici che hanno partecipato, grazie agli amici della stampa. Gli amici che ci hanno seguito su Fano TV, ringraziamo tutti quanti. Ci vediamo qui alle 18 di sabato prossimo, ve l'ho già detto, con la pasticceria e terrazze. E con te ci vediamo. No, grazie a te, grazie, sei stata bravissima. Vedi che carina, ti ho voluto ringraziare. Grazie che hai partecipato. Ci vediamo in pasticceria, Arturo Max. Grazie. Grazie a tutti, buonasera, arrivederci. L'appuntamento al Pincio è per sabato prossimo con la pasticceria e terrazze. Grazie.